Oggi si va verso il Pizboe. Forse perché non si va avanti. Perché la situazione è questa, guardate. Fila. Ormai siamo già da mezz'ora in macchina. Andranno tutti al Pizboe. Ma che bip. Ce l'abbiamo fatta, eh. Dopo un'ora e mezza siamo riusciti ad arrivare, trovare parcheggio, ma ci siamo. Andiamo qui, tipo, come primo step con la funivia del Sasso Fordoi, arriveremo a 2950 metri. Buongiorno! Alla vaniglia. Oh, dopo esserci rifocillati, adesso si fa sul serio e dobbiamo andare prima giù su questo rifugio. E c'è ancora la neve. Messner ti fa un buff. Facciamo il ponticello di legno che crollerà non appena io ci salirò sopra. Qui. Stai buono, stai buono, stai buono. E vediamo tra un po' quanto ci vorrà ad arrivare lì al rifugio. Ma dava una mezz'oretta, quindi continuiamo un po' in mezzo alla neve. Guardate che spettacolo. Forse non rende, ma mette i brividi, ragazzi. Oh, lì in fondo dovrebbe essere il rifugio. Adesso facciamo un bel time lapse con il nostro Osmo Pocket collegato alla basettina wifi. Lo controlleremo da qui. E questo è il mio setup, un piccolo treppiedi, attacco per GoPro, attacco a vite e il nostro Osmo Pocket con il modulo wifi. Arrivati. Una grappetta prima di scendere è l'ideale. Anche sgranchire l'eliche al nostro Mavic, non si poteva non fare un voletto in questo posto spettacolare. E adesso seguiamo la processione, guardate. Pensavo che mangiare con questa vista è veramente uno schifo, non so come posso sopportarlo, guardate. Boh, è come mangiare in mensa. Sì, è un po' come mangiare alla Kamst tutti i giorni. Mi ricorderò di tutto questo, me lo ricorderò.
So che anche adesso anche voi volete venire qui, quindi vi ricordo come si fa. Funivia del Sasso Pordoi, salite fino in cima, indicazioni per il Pizboe e poi via. Ah, a proposito, tra l'altro cercavo un bagno e non sapevo dov'era, ma l'ho trovato, guardate. Quello! Come si fa a non andare in bagno qui? Che spettacolo! Speriamo non cada. Passo, chiudo. Beh, comunque il visuale top mentre fai la pipì.